Ben ritrovati alla nuova puntata di Quelli di una certa età. Oggi parleremo con Lisa Gattini del nuovo sportello sul microcredito rivolto a tutti i nostri iscritti, sia pensionati che lavoratori. Poi parleremo con Anna Maria Mulas del patronato Inca degli assegni al nucleo familiare sulle pensioni di reversibilità. Poi io vi parlerò di un'importante iniziativa che si è svolta dentro la Camera del Lavoro, la presentazione di un libro di Franco Bianchi, che è stato un sindacalista, uomo politico e un amministratore di questa città. Sportello microcredito nasce dalla volontà di CGL di dare alle famiglie e alle persone in difficoltà un'opportunità per poter gestire il difficile bilancio familiare in un momento di crisi che coinvolge sempre di più le famiglie e anche le famiglie all'interno delle quali ci sono ancora dei percettori di reddito. Per questo motivo, in collaborazione con Ricrediti, a sua volta convenzionata con la Fondazione Cariparma, sarà possibile in CGL per chi ne farà richiesta e naturalmente chi soddisfa le condizioni di accesso di accedere ad una forma di prestito, cosa che per molti soggetti non sarebbe possibile attraverso il normale iter bancario. Stiamo parlando di persone che non necessariamente non hanno reddito, ci sono famiglie e persone che hanno reddito ma che non riescono più, come si dice con parole molto semplici, ad arrivare alla fine del mese perché all'interno delle famiglie o ci sono delle persone disoccupate oppure ci sono persone cassa integrate che non riescono più a soddisfare i debiti contratti o le esigenze della quotidianità. Parliamo di soggetti ovviamente cosiddetti non bancabili, ovvero che non danno agli istituti bancari sufficienti garanzie per poter accendere un mutuo, per esempio, o un credito. Coloro che entrano nel programma di microfinanziamento vengono accompagnati in un percorso che non solo dà loro la possibilità di accedere ad un microcredito, ma vengono accompagnati in un percorso che insegna loro a gestire il bilancio familiare. E noi crediamo che questo sia un valore aggiunto che va al di là del semplice prestare denaro. Le persone che entrano in questo progetto quindi vengono accompagnate fin dall'inizio, dalle categorie, dallo SPI, viene ascoltata la loro storia, vengono verificate le condizioni di accesso e se queste ci sono vengono accompagnate poi fino alla fine di questo percorso. Non è diretto soltanto a persone che chiedono un microfinanziamento come singoli, ma può essere richiesto l'accesso al microcredito, quindi allo sportello, anche per coloro che hanno un'idea ma non hanno il finanziamento per poterla portare avanti, le cosiddette start-up. Coloro che sono titolari di un riconoscimento di invalidità civile al 100% e hanno anche una pensione di reversibilità derivante da contributi solo da dipendenti, hanno la possibilità di poter beneficiare degli assegni al nucleo familiare per se stessi su questa pensione di reversibilità. Nei giorni scorsi abbiamo presentato assieme all'AMPI, qua nella sede della Camera del Lavoro, questo libro di Franco Bianchi. Franco è stato un partigiano, è stato un dirigente sindacale alla Camera del Lavoro di Fidenza, è stato un dirigente politico e è un grande amministratore, lo ricordiamo assessore ai lavori pubblici del Comune di Parma. Quindi è una persona che ha rappresentato per il movimento operaio di questa città, di questa provincia, comunque una fase della propria vita molto lunga e anche molto, molto importante. È stata un'occasione importante dove tanti compagni si sono ritrovati per stare vicino a Franco, per mostrargli la nostra gratitudine soprattutto per quello che ha fatto e per quello che ci ha voluto insegnare con la sua esperienza di vita.